grand merci à tous les lecteurs, les lectrices de France, qui sont très, très chers pour moi. Et je suis heureux d'être traduit par Goulot et de revenir en France tous les ans pour rencontrer mes lecteurs. Sì, certamente è possibile perché comunque ogni libro è un caso a parte, è una storia a parte e non c'è una successione vera tra i romanzi, tra la serie di romanzi. I personaggi sono gli stessi, ma le vicende partono da fatti di cronaca che sono molto diversi, quindi un lettore può leggerli autonomamente. Forse più un antieroe, nel senso che non è un personaggio appariscente, un personaggio introverso, un personaggio che in qualche modo ha un briciolo di malinconia, che vive anche molto del rimpianto del passato e si trova di fronte a un mondo che è ostile in qualche modo alla sua visione della realtà. Per cui risolve i casi, ma comunque le domande che si pongono alla fine dell'inchiesta sono più numerose di quelle che esistevano prima dell'inchiesta. In questo senso è un antieroe, non è una persona che risolve tutto, semplicemente mette a posto un po' le cose. Senza dubbio la città è un personaggio, particolarmente in questo libro perché è un libro che è interamente incentrato sulla città, è in un contesto urbano, per cui in generale, sia che si tratti di un contesto urbano, sia che si tratti dell'Appennino o del fiume o della pianura, lo scenario che sta intorno alla vicenda è uno scenario che diventa protagonista, che quasi esce dalla pagina e diventa un personaggio vero del racconto e contribuisce a quella che è l'atmosfera, il colore, l'umore, diciamo, che fanno del noir, del polar, una cifra molto precisa. È l'unico libro che è ambientato d'estate, dove viene messa in luce un'altra caratteristica del clima padano, dell'Italia del Nord, vale a dire d'inverno c'è la nebbia, il caldo, il freddo umido, mentre d'estate c'è un caldo che però è ugualmente umido ed è opprimente, così come è opprimente l'atmosfera di questa criminalità che incombe sulla città, che arriva e distrugge, spazza via la criminalità precedente che è impersonata da Gerlanda, l'usuraio che teneva i conti e gli affari della città. Il personaggio Soneri nasce da un commissario vero della polizia di Parma che ho conosciuto tempo fa, però poi ho, come dire, sovrapposto alla sua visione della realtà la mia, quindi in un certo senso io guardo la realtà con gli occhi di Soneri e quindi il personaggio è un personaggio che è molto vicino a me, è molto vicino a quello che io penso del mondo, della realtà e soprattutto alla città di Parma è vista da un punto di vista molto critico perché è stata una città con un grande welfare, è stata una città solidale, è stata una città di sinistra per molto tempo, la città che prima in Italia, unica in Italia, ha resistito all'avanzata del fascismo e quindi oggi è trasformata in una città invece individualista, una città che insegue il denaro, una città ricca, che vuol fare degli affari e ha perso un orizzonte valoriale che le apparteneva tempo fa. Per sommi capi, la trama è un commerciante viene ucciso, viene trovato ucciso. Probabilmente non volevano, chi ha agito non voleva ucciderlo, ma è ceduto ed è morto. E questo è, come dire, la fenditura attraverso la quale Soneri si insinua per capire un mondo che sta dietro a questa morte e che è un mondo fatto di una famiglia mafiosa calabrese che si è installata a Parma e che si è inserita nel tessuto economico della città.
in qualche modo riciclando il denaro sporco che viene prodotto con attività come la droga o comunque con l'usura, la prostituzione, gli appalti pubblici in cui la 'ndrangheta si insinua. E dunque è la rappresentazione di una malavita organizzata che arriva a Parma, spazza via la vecchia malavita e si impadronisce della città. Quindi diciamo che l'omicidio è un pretesto per poi raccontare questo scenario. Che è attualissimo, insomma, che ricordo che nel 2015 il libro è uscito nel 2006, però nel 2015 c'è stata un'indagine molto radicale della polizia, della magistratura italiana che ha portato in carcere 115 persone affiliate all''ndrangheta, dunque l''ndrangheta è estremamente presente in Emilia, anche nel nord, dove appunto ricicla il denaro sporco. In sostanza, lo scrittore, e quindi, lo scrittore può, costruire una metafora che accompagna il lettore fin sull'orlo della verità, più vicino alla verità di quanto non possa fare un giornalista o un magistrato, perché il giornalista e il magistrato, entrambi sono tenuti all'onere della prova, tutto quello che loro affermano deve essere provato. E invece lo scrittore può evitare tutto questo, può prescindere, cioè in qualche modo può costruire una metafora e con quella metafora avvicinarsi molto a ciò che è realmente successo. Uno scrittore italiano, Pierpaolo Pasolini, a proposito dei misteri dell'Italia, delle stragi e di tutti questi casi irrisolti, diceva: "Io so com'è successo, io so chi è stato, non posso provarlo, ma posso accompagnarti fino sull'orlo della verità attraverso un racconto che è un racconto di finzione, ma efficace ai fini della conoscenza." Per me è un grandissimo complimento, anzi è qualcosa che mi intimidisce perché Simenon credo che per tutti coloro che scrivono gialli, polar, sia un riferimento imprescindibile, è uno dei più grandi scrittori del Novecento europeo, forse mondiale. Quindi il paragone mi lusinga. Io mi sento tra l'altro molto vicino agli scrittori francesi, alla scuola francese, perché per esempio adoro Jean-Claude Izzo. Per me, dal punto di vista dello scrittore di noir, è credo uno dei massimi scrittori di noir, europei. Ma ci sono tanti altri scrittori che io amo molto, per esempio Manchette, Malé, mi piace molto Carrère, credo che sia un grande scrittore. Per cui la mia vicinanza alla scuola, diciamo, del polar francese è quasi contigua, insomma, viene di conseguenza. Peraltro mi sento anche molto vicino a autori classici del polar italiano, come per esempio Leonardo Sciascia, che non a caso ha raccontato all'Italia quello che era la mafia negli anni 60, quando l'Italia, gran parte dell'Italia, non conosceva la mafia, non sapeva come agisse. Oppure autori come Giorgio Scerbanenko, che hanno raccontato Milano nel boom economico, dunque nell'esplosione del denaro, della ricchezza.